Dal mausoleo di Augusto a Roma all'arsenale militare marittimo di La Spezia, dalla sede della RAI a Milano all'archivio di Stato a Napoli. Il 22 ed il 23 marzo prossimi in tutta Italia saranno straordinariamente aperti e visitabili oltre 750 beni, tra cui ben 120 sulle tracce dell'imperatore Augusto. Torna l'appuntamento storico, ormai giunto alla 22esima edizione delle giornate FAI di primavera. Appuntamento annunciato nella conferenza tenutasi a Roma presso la Rapacis, quanto mai importante per i molti che ricercano i tesori del nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico, dunque le radici ed il bello. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, accompagna i cittadini in quella che si può definire una pacifica invasione di chiese, archivi storici, aree archeologiche, giardini, palazzi, torri, mulini, ma anche carceri, ipogei, eremi ed arsenali. Per far parte di questa comunità di amanti del paese ci si può iscrivere alla fondazione, donare un contributo libero durante le visite o ancora inviare un SMS di 1 euro fino al 23 marzo prossimo al 45595. Ogni contributo omaggerà non solo un patrimonio unico al mondo, ma anche i 7.000 volontari che rendono possibile la sua celebrazione. Pensate che nella prima edizione delle giornate FAI di primavera, che è del 1993, i luoghi aperti erano 50 e i visitatori 30.000. Invece, con le prossime giornate i luoghi saranno 750, pensate che balzi in avanti, e immaginiamo, speriamo di avere almeno 600.000 visitatori, Giove Pluvio permettendo. Per risvegliare la coscienza dei luoghi e la coscienza dei saperi dei singoli luoghi, il FAI organizza la più grande manifestazione italiana sui beni culturali. Noi pensiamo che solo coinvolgendo, come faremo, centinaia di migliaia di persone, perché arriveremo immagino almeno intorno ai 600.000 visitatori, poi premere sulla classe dirigente, perché incomincia a capire che dobbiamo mantenere, valorizzare e comunicare al mondo questo straordinario patrimonio. Bisogna smetterla con aspettare i disastri e poi fare un dispendioso restauro, bisogna fare la prevenzione, invece di andare a farsi operare chirurgicamente, fare la prevenzione dei monumenti, e questa si fa con una conservazione ben programmata, quindi conservare l'ambiente, conservare il paesaggio, conservare le testimonianze di civiltà, l'arte, come noi conserviamo la nostra casa e tentiamo di conservare anche noi. Quando ero al FAI, mi occupavo del FAI, avevo la sensazione che questa fosse una fondazione straordinaria, non solo per l'entusiasmo che univa chi ci lavorava, i volontari, le delegazioni, ma per quello che faceva. Adesso, da quando sono al Ministero, mi rendo conto che non solo è una fondazione straordinaria, ma è una fondazione indispensabile. C'è un filo che lega queste due esperienze della mia vita. Il filo è un impegno civile a favore del nostro patrimonio culturale. Naturalmente il FAI è un'organizzazione piccola, agile ed efficiente. Il Ministero è una macchina complessa, enorme, in cui lavorano 19.000 persone. Però, ripeto, l'obiettivo è comune, e comune deve essere l'impegno insieme di salvare un patrimonio che può rappresentare una straordinaria occasione di sviluppo. Bisogna, come si usa dire oggi, cambiare verso?